Questo povero piccolo pargolo è opaco. E questa è la sua reazione dopo aver giocato Pokémon Reliquia Gotica. Have fun! Che bello, iniziamo questa bellissima hack. Si chiama versione Reliquia Gotica. Sì, è fatta da un italiano, incredibilmente esistono le hack ROM italiane. Cominciamo, ma. Creata da Hackspong, i personaggi relativi ai Pokémon sono proprietà della Nintendo. E fin qui ci siamo. Ciao, benvenuto nel fantastico mondo dei Pokémon. Io sono il Prof Pokémon, o puoi chiamarmi semplicemente Gordon. Questo è un Pokémon. Vivendo al loro fianco, noi umani li consideriamo amici. No, no, aspetta. Vivendo al loro fianco, noi umani li consideriamo amici fedeli. O talvolta preziosi collaboratori. Niente maiuscola. Molti accudiscono i propri Pokémon come amici di compagnia. Molti accudiscono i propri Pokémon come amici di compagnia. Altri preferiscono farli combattere, malgrado tutto non si sanno ancora molte cose su di loro. Per questo studio i Pokémon, per scoprire i numerosi segreti che nascondono. Parlami un... Bimbo. Certo, come ti chiami? Luigi, Terry, Seth, Ash. Nuovo. E ci chiamiamo Kushi. Quindi sei Halp? Sì. Sì. Ah, ok. Sei Halp e vivi attorno al sole alla tua città natale. Senza virgole, vabbè. Va bene, ci sei? Stai per iniziare la tua personale avventura con i Pokémon. Spero che accetterai di aiutarmi con le ricerche sui Pokémon. Buongiorno? Ok, per oggi ho scavato abbastanza, è meglio tornare su. What the actual fuck? Lui deve riposare. Ah. No, 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 non ho capito. Devo smetterla di farmi certe domande perché ormai l'avete capito anche voi. Ciao mamma, dove eri? Non mi dire che stavi ancora giocando sottoterra in quel buco. Ma guardati, hai tutti i vestiti sporchi, entriamo in casa. Ok. Ehi Halp, ti ho preso un nuovo orologio. Ma sfortunatamente ne ho preso uno guasto. Mi chiedo dove tu l'abbia preso. Halp, potresti andare ad aggiustarlo, per favore? Sai, mi fa una tale rabbia. Voi dovete spiegarmi questo, che dovrebbe teoricamente essere il soffitto. Però va bene. Dammi la pozionia. L'orologio è rotto, meglio aggiustarlo. E beh. Alp, ce l'hai fatta aggiustare l'orologio? Wow, sapevo che ce l'avresti fatta! Prima ho parlato con il professor Gordon, credo stia facendo delle ricerche sul terreno di Tornasole. Quando vuoi, vieni giù. Una volta che serve l'accento, mette l'apostrofo. E va bene. Questo scritti quando è comparso? Boh, vabbè. Ehi, Halp, ti ho preso un nuovo orologio. Oh, lo so, lo so, ma è sparito il buco. E adesso? Ma lì c'è una Pokéball. Trova HP su. Nipotina, vieni qui subito. È terribile, Swish, qui a Rossopoli, la Swish situazione è drastica, ci sono terremoti pazzeschi, Swish, e penso che Swish si verifichi anche più a sud, Swish. Persino Tornasole, Swish, state molto attenti, Zip. Oh, accidenti. Sapevo che sarebbe successo. Cosa? Già, ne avevo sentito parlare alla TV, da un'azienda, la Optim Meteorology. E lì hanno detto che si potrebbe trattare anche di un Pokémon. Bah! Speriamo non accada niente di spiacevole. Qui ho passato i migliori anni della mia vita, non vorrei affrontare un trasloco per colpa di questa cosa. Guarda dove esce, perché spunta gente dai muri? Mamma, con chi stavi parlando? Ah, Alpi, figlio di Krish. So che tuo padre lavora alla Optim Meteorology, vero? So che tuo padre lavora alla Optim Meteorology, vero? Cioè, fai un'affermazione e poi chiedi se sia vero. Va bene. Conosci Prof. Gordon? È mio marito e dovrebbe essere un collega di tuo padre per l'appunto. Ah, di sopra c'è Elisa, starà studiando sicuramente. È come Gordon, passa le sue giornate a studiare i Pokémon. Vai su a fare la sua conoscenza. Ok, mamma, anche se non sei mia mamma.
Questo Pokémon riesce ad entrare nei sogni per... Ah, e tu chi sei? Ah, sei Hub, vivi qui accanto. Ah, io sono Elisa. Noi siamo i tuoi nuovi vicini. Io studio per diventare una allevatrice di Pokémon e curarli quando ne hanno bisogno. Ma naturalmente anche un'allevatrice. Ci siamo trasferiti qui per stare più tempo con mio padre. Ormai era tanto tempo che... Tanto che non veniva più a casa per venire qui a studiare questa regione molto trattata dai terremoti. Oh, cielo, è tardi, devo portare questo fascicolo al professor Rowan. Scusa, ci vediamo dopo. Ciao. Alp, un Pokémon mi ha preso la borsa che contiene i Pokémon importati dalla regione di Sinnoh. Accidenti. Potresti andare a prenderla? PK. Ok. Scimpanzé Pokémon, fogliolina Pokémon. Allora, sentite un po' i versi. Questo è Ponita. Questo è Poliwag. E questo è Bellsprout. Ma l'autore è stupido e non ha modificato le statistiche individuali. Quindi Chimchar avrà le stats di Ponita. Ed è quello più pitra di tutti, quindi sceglierò Chimchar anche per un valore affettivo. Master Paint. Andiamo di Graffio. La potenza. Wow, Halp, hai ripreso la borsa, grazie mille. Comunque ora puoi anche venire qui se vuoi. Anzi, perché non vieni direttamente al mio laboratorio? Vuoi dare un soprannome al tuo nuovo Chimchar? Sì. E ti chiamo Kushi, perché è il Pokémon preferito del sopracciglione. Io lavoro insieme a tuo padre per sapere cosa succede a questa strana regione. Già conosci Elisa, vero? Adesso si dovrebbe trovare a Rajanopoli. Perché non vai da Elisa? Sì. Bene, Elisa ne sarà felice. Informa Elisa di venire qui che vi devo dare una cosa. Ok, ciao. Oh no, i big labirinti, aiuto. No, penso sia questa. Wow, allora questa è Rajanopoli accogliente. Oh, ciao, Halp. Che ci fai qui? Era una domanda? Comunque, visto che ci sei, possiamo provare i Pokémon che ci ha dato papà. Sai, sono esemplari rarissimi. Lo so. Oddio, almeno quello sprite è fatto meglio, anche se rimane brutto. Muori. Muori. Muori, ok. Yeah! Wow, sei forte, Halp. Sei davvero in gamba, Halp. Si vede che quel Pokémon si è già affezionato... Con quante Z, scusi? Cosa papà voleva vederci? Andiamo allora! Non ho capito. Perché c'è una roccia che blocca il passaggio? E perché c'è un albero nell'acqua? Vaffanculo, eh? La prego. Fast forwarding, Dai, andiamo. Vai.